Potevamo stupirvi con effetti speciali e invece no. Niente effetti speciali. Ciao Cristian, ciao a tutti. Io sono Roberto Borrelli dei Gunfire, soprannominato Drake. Ringrazio Cristian per questa bellissima iniziativa. Proverò a raccontare un pochino la storia, la nostra storia, la storia dei Gunfire. E di quello che c'è stato intorno partendo dai lontanissimi anni 80. Avevamo tutti quanti un po' più di capelli e un po' più di tutto, insomma, no? Adesso c'è un po' meno di tutto. Va bene, metto gli occhiali perché se no non ci vedo. Ok, io comunque, come vi ho detto, sono soprannominato Drake e vi racconto questa storia che abbraccia qualche decennio. C'ho un canovaccio davanti, leggo i punti essenziali perché sennò ragazzi non mi ricordo, qui sono passati 40 anni praticamente, no? Io diciamo ho cominciato a conoscere la musica metal quando facevo l'ITIS, quindi insomma facevo le superiori, era l'81, fui fulminato letteralmente quando cominciai ad ascoltare la musica dei primi Iron Maiden, Saxon, Judas Priest, Angel Witch, Motörhead, tutte le cose che uscivano in quel periodo, Black Sabbath, fantastico. Era tutto nuovo per me, perché io fino a quel momento avevo ascoltato come musica rock, hard rock, solo ed esclusivamente i Kiss, che avevo macinato praticamente per quanto li ascoltavo, quindi i Kiss l'avevo conosciuti tramite un vicino di casa, un ragazzo che ancora oggi ci frequentiamo, e lui mi aveva fatto conoscere questo gruppo. E poi niente, pensate che guardando proprio ascoltando proprio i Kiss, mi ero anche lasciato crescere i capelli lunghi, no? Per emulare un pochino questi musicisti. E questa cosa dei capelli lunghi a mio padre non è che piacesse più di tanto, ai miei, insomma, mio padre era un maresciallo di marina, non era così contento, però mi lasciò fare, insomma. I miei, insomma, mi hanno sempre lasciato fare un pochino, anzi, mi hanno anche molto supportato, devo dire, per quello che è successo dopo, un po' per tutto. L'unica cosa è che a casa mia, ovviamente, la musica era zero. Zero assoluto, quindi io arrivai insomma a 16-17 anni per conoscere qualcosa che non fosse Adriano Celentano, ecco, quindi c'è solo questo da dire. Una volta mi ricordo che in macchina, casualmente in macchina di mio padre, ascoltai, che cos'era? Ero piccolissimo, insomma, un pezzo dei Pink Floyd, e disse: cos'è questa cosa? Mio padre, buono, non lo so, gira, mette su altra musica che non era quello che era balenato alle mie orecchie. Bene, praticamente in quel periodo io ero solo un ascoltatore, ok? Altre cose che mi piacevano erano i Kraftwerk, Vangelis, i Rockets, bellissimi i Rockets, ancora oggi mi piacciono i Rockets, i pelatoni, quelli pelatoni argentati, mi piacevano tantissimo. Bene. E comunque, insomma, con questo amico mio che mi aveva fatto conoscere i Kiss, andammo anche a Bologna a vedere il primo concerto degli Iron Maiden con Bruce Dickinson alla voce. Fu una cosa, proprio la prima volta che Bruce Dickinson suonava con gli Iron Maiden dal vivo. Questo successe a Bologna nell'82 praticamente, no? E in quel periodo pure conobbi Mauri Lion, Maurizio Leone, che avrebbe suonato poi il basso nei Gunfire. Lo conobbi perché lui conduceva un programma in una radio locale, no? E una mattina, accesa per sbaglio la radio, ascoltai i rintocchi delle famose campane infernali che conosciamo tutti. Lui, Maurizio Leone, era ed è ancora adesso un espertissimo appassionato di musica rock, cioè conosce qualsiasi cosa che è uscita al mondo praticamente, no? E quella volta lui fortunatamente mi prestava i dischi, perché quella volta i dischi costavano tanto, ma quella volta c'era di bello che se tu compravi un disco, poi te lo consumavi, lo sentivi tanto, lo amavi il disco, cioè ti svegliavi la mattina, cercavi il disco, cioè era una cosa fenomenale, insomma, perché c'erano poche cose, ovviamente non esisteva internet e niente, insomma, e quindi ecco, ti dovevi basare su quel poco che potevi comprare, anche perché costavano tanto i dischi in vinile, c'erano solo quelli.
Le cassette, ma le cassette poi non le ho mai comprate perché si rovinavano facilmente, no? Ed è proprio, insomma, tramite Maurizio che conobbi tutte queste band già affermate in tutto il mondo, quindi anche Blister Cat, Journey, Led Zeppelin, Deep Purple, chiaramente, insomma, no? Però i Kiss restavano comunque uno dei miei gruppi preferiti, no? Anche oggi, tutto sommato, anche se ormai hanno rotto un po' le scatole, però insomma, sarebbe ora che vadano in pensione pure loro, però insomma, fanno parte dei miei gruppi preferiti. In quel periodo conobbi anche mia moglie, che era l'unica ad andare in giro per il corso di Ancona con la maglia Detroit Rock City. Ok, e con Maurizio, da essere, insomma, cominciai a frequentare Maurizio, che appunto conosceva tutte queste band, aveva tutti questi dischi, trasmetteva in radio, no? E allora che successe? Che da lì a poco pensammo di fare qualcosa, insomma, di organizzare qualcosa. Io non sapevo suonare niente. In realtà pure lui aveva iniziato da poco a suonare la chitarra. E facemmo un primo gruppo primordiale, insomma, dove c'era lui e la chitarra. E io che potevo fare? A 16 anni era troppo tardi per imparare la chitarra. Pensate che assurdità, a 16 anni mi sembrava tardi per imparare a suonare la chitarra. Vabbè. E comunque, insomma, cominciai a cantare, allenandomi proprio tantissimo sui dischi di Rob Halford, cioè sulla voce di Rob Halford, su Beef, eccetera, no? Attenzione, non presi mai assolutamente una lezione, che fosse una lezione, non la presi mai, perché secondo me il metal è una musica di ribellione, di rumore, ribellione, quindi non aveva senso, insomma. E prendere lezioni. Del resto, non mi venite a dire che uno come Lemmy o Bon Scott, Lemmy ha mai preso lezioni di chitarra, di canto? Non me lo venite a dire perché non ci credo proprio, insomma, no? E quindi, insomma, potevo cantare, potevo provarci almeno, no? Ci serviva un nome per questo gruppo. Il gruppo inizialmente si chiamava, inizialmente, proprio avevamo fatto questo gruppo proprio sgangherato, fatto solo da me e lui, che si chiamava Metal Road. Non avevamo, ci mancava un batterista e un bassista, non si trovava mai nessuno che suonasse il basso. E avevamo trovato un appoggio in un garage dove mettevano a maturare i salami e i prosciutti, a stagionare, e noi, ecco, suonavamo lì. Facevamo tanto rumore, suonavamo qualche riff, insomma, dei soliti gruppi. Anzi, mi ricordo che ce l'ho anche scritto, suonavamo qualcosa dei Rods. Stiff Little Fingers, perché anche il punk è interessante, anzi, Stiff Little Fingers, Inflammable Material, per me è uno dei dischi più belli di quel periodo, proprio in assoluto. E poi Saxon e Iron Maiden, chiaramente non troppo difficili. Però attenzione, quando dopo avremmo formato i Gunfire, non abbiamo mai pensato di fare cover, mai, 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 assolutamente, perché le cover erano, diciamo, per passare il tempo, no? Mentre noi con i Gunfire avevamo un vero progetto, volevamo diventare un gruppo stratosferico nella nostra ingenuità, insomma, pensavamo di poter fare chissà che cosa, ma adesso ve lo racconterò. Insomma, con Maurizio nelle cantine, nei vari posti dove trovavamo ospitalità per fare un po' di rumore, facevamo effettivamente un po' di rumore, solo che effettivamente lui alla chitarra era, non dico che era negato, ma era principiante. Io la voce stavo iniziando in quel momento, non è che era che potevamo andare chissà da che parte. Ci serviva qualche cosa per migliorare, per impostare un vero gruppo, no? Per passare da una situazione veramente primordiale a qualcosa di più serio. E successe che quella volta c'era in città Fabio Allegretto, che era un chitarrista bravissimo, ma veramente bravissimo, poco più grande di noi. Lui aveva già 18 anni, ma era già considerato bravissimo. In quel periodo suonava con gli Shout, il gruppo di un gruppo di Roma. E sapevo, insomma, che anche gli Shout non è che erano molto attivi. E allora che successe? Che Leone propose ad Allegretto di formare un vero gruppo rock metal. Allegretto fu interessato da questa cosa e
il primo, diciamo, la prima, il primo embrione dei Gunfire fu proprio formato da Allegretto e da Leone. Leone passò al basso, Allegretto suonava la chitarra, Leone passò al basso. Al basso già, insomma, poteva essere una cosa valida, soprattutto per il fatto che appunto la chitarra c'era Allegretto che costituiva veramente l'anima di questo nuovo gruppo. E loro decisero di chiamarsi Gunfire. Il nome mi ricordo che venne in mente a Maurizio proprio. Di lì a poco chiamarono a me per fare diciamo un provino. E niente, praticamente andò bene questo provino. Per Allegretto poteva andare bene, allora cominciamo a impostare dei pezzi. E io avevo scoperto che funzionava, cioè che io ero in grado sia di trovare delle belle linee vocali, sia di mantenere una bella stabilità di voce, eccetera. Ero molto migliorato, era passato un anno da quando avevo iniziato, va bene, ripeto, senza nessuna lezione, senza niente. E anche avevo contro parecchia gente, perché tanta gente simpatica di Ancona. Dovete sapere che ad Ancona, noi siamo ed eravamo di Ancona, c'è tanta gente che suona, è una città piccola, 100.000 abitanti, ma tanti, tanti suonatori. Tutti antipatici, quella volta tutti antipatici, ma sto scherzando, però insomma praticamente a me mi dicevano che avevo la voce di una gallina e trovavo i bigliettini dove mi si diceva di lasciar perdere, insomma ecco, questo era l'incoraggiamento di tanti degli amici e comunque io non lasciai perdere. Cominciamo a fare subito dei pezzi in una casa in campagna, nella casa in campagna di Fabio Allegretto. Eravamo partiti come un lavoro, praticamente anche i miei mi dicevano oggi vai a lavorare, perché praticamente andavamo tutti i giorni, suonavamo tutti i giorni, tutte le mattine, nella casa in campagna di Fabio Allegretto e già stavamo tirando giù un repertorio. Il primo pezzo che scrivemmo fu Thunder War, che ancora oggi, anche con la formazione attuale dei Gunfire, lo suoniamo dal vivo. E poi la cosa bellissima, ecco, questa era la prima formazione dei Gunfire, la faccio vedere. Qui dietro c'è proprio la casa in campagna di Fabio Allegretto, questo con gli occhiali è Fabio, questo con tanti capelli sono io, questo a destra è Rob Gotthard, Roberto Fanelli, che aveva appena finito il militare, sapeva suonare la batteria abbastanza bene, insomma, venne a suonare con noi, e qui a sinistra c'è Maurizio Leone. Questi sono vestiti di scena che avevamo fatto fare perché noi ci credevamo tantissimo nel come mostrarsi al pubblico, insomma, ci credevamo tantissimo, infatti era una cosa che ancora oggi le persone si ricordano. E qui una foto che avevamo fatto appunto lì in campagna. E questo è il manifestino del Metal Massacre, del primo raduno rock Metal Massacre a Gazzoldo degli Ippoliti, dove suonammo il 22 o il 23 giugno, non lo so, non mi ricordo se era il primo o il secondo giorno. Comunque nell'84 fummo invitati a suonare, vedete qui con che nomi, Steel Crown, Vanadium, Shining Blade, Electra Drive, Dark Lord, gli Strano Officina, Sabotage, i Crying Steel, e noi insomma eravamo tra questi gruppi. Non ci sembrava vero, non ci sembrava vero. E la gente infatti diceva, ma chi sono questi? Non ci conosceva nessuno perché avevamo fatto solamente un demo anonimo senza nessuna, adesso non riesco a farvelo vedere qui, però senza nessuna copertina, proprio un demo semplice semplice su una cassettina. L'avevamo mandato in giro in tutto il mondo, cioè noi ne avevamo fatte 50 copie, ma neanche, 40, mi pare 40 copie. E però si moltiplicava da solo, praticamente in Italia era arrivato alle orecchie un po' di tutti quelli che seguivano questa musica a livello underground, e poi era andato a finire in tutto il mondo, ci arrivavano lettere da ovunque, dal Nuovo Messico addirittura, era una cosa incredibile. Ogni giorno arrivavano delle lettere, c'era molto molto più interesse rispetto a quello che c'è adesso per i gruppi, forse perché eravamo pochi in Italia.
a fare questa cosa. E comunque facemmo una bellissima figura a questo raduno, l'Italian Massacre, una figura veramente notevole. Io mi ricordo che prima di salire sul palco c'era Maurizio che di colpo ebbe diciamo un attacco di panico, diciamo, ecco, cioè nel senso praticamente non voleva più salire sul palco, no? Perché praticamente di colpo gli era venuta una paura di salire sul palco, ma io mi ricordo che lo accompagnai sulla scaletta e dice: "No, ormai ci siamo, dobbiamo suonare assolutamente." Lo aiutai a infilare il jack nell'amplificatore, cioè non riusciva ad infilare il jack. Iniziò così, ma poi finì che addirittura si era ferito le mani a forza con la foga con cui suonava e firmava gli autografi col sangue. C'è una cosa incredibile, incredibile, incredibile. E così, insomma, e foto ne ho alcune, ecco. Queste sono foto proprio di Gazzoldo. Foto originali di Gazzoldo, vedete? Questa è una. Ne faccio vedere qualcun'altra se la trovo. Ecco, questo leone con Allegretto. E poi questo è Lion da solo. Guardate che foga. Bellissimo. E poi, insomma, in quel periodo, fatto dopo questo concerto, ne facemmo diversi, suonavamo un po' ovunque, suonavamo in situazioni anche abbastanza belle, come questo che fu un concerto abbastanza buono a Recanati, se non sbaglio. Questo fu veramente un concerto bellissimo, ripreso dalla Rai 3. Rai 3 mi sembra, sì, se non sbaglio, ok, praticamente si chiamava Rock Hard, qualcosa del genere, insomma, comunque si teneva in una rocca vicino ad Ancona. Concerto veramente notevole. Ecco, questa è un'altra foto di quel concerto. E poi suonavamo anche nelle discoteche. Guardate qui, questa era sotto Carnevale, no? C'erano tutti i ragazzi intorno. E noi suonavamo, diciamo che qui era difficile come situazione, no? Perché questi non erano metallari, erano persone che erano andate lì per ballare. Però, insomma, noi avevamo questo aspetto così, no? Praticamente non sembravamo neanche italiani, praticamente, no? E noi volevamo assolutamente, cioè, quello che è incredibile è che noi eravamo proprio desiderosi di far successo, ma non desiderosi, noi eravamo proprio sicuri di farlo. Cioè, ci sembrava assurdo che noi non facessimo successo, cioè non ci rendevamo conto che eravamo in una situazione difficilissima, no? Ancona, centro Italia, ma diciamo anche praticamente sud Italia, perché sotto Bologna è tutto sud, eh? Quella volta sotto Bologna era tutto sud, anche adesso magari, però. E Ancona era comunque fuori dal mondo, non c'erano manco i tele, cioè per fare le telefonate, per trovare i contatti, andavamo in un centro dove si pagava appunto per fare le telefonate, cioè era una cosa assurda. Però noi con tutto ciò eravamo sicuri che prima o poi qualcuno ci avrebbe chiamato chissà dove, insomma, e potevamo far successo fuori dall'Italia. Ma ovviamente era solo una speranza da ragazzini, insomma. Questo è un altro, sono delle belle foto. Questo mi sembra che era a Senigallia, se non sbaglio, sul mare. Questa è una foto del batterista Rob Gotthard. E poi ci sono altre foto di quel periodo, molto belle. Fabio, ecco, Fabio Allegretto, lui è appassionatissimo di Van Halen, assolutamente. Ok, in quel periodo avevamo registrato il demo e subito dopo decidemmo che dovevamo autoprodurci qualche cosa, un disco, un vinile, no? E ci autotassammo. In realtà utilizzammo praticamente i soldi del batterista che aveva messo da parte col militare, praticamente, no? Comunque, insomma, firmammo anche qualche chilo di cambiali per
per registrare il primo album, il primo EP, quello che ancora oggi è molto ricercato dai collezionisti, no? E che è stato ultimamente anche ristampato da Jolly Roger. L'EP proprio con nome Gunfire. E quel disco ebbe un problema quella volta, cioè in studio suonava benissimo, era una cosa proprio fenomenale, ma portato fuori dallo studio dopo che fu sbagliata la masterizzazione, aveva un suono proprio squallido. E quindi diciamo è diventato famoso come disco solo perché fu uno dei primi dischi di metal italiano. C'era tanta attitudine però, tantissima attitudine, tantissima grinta. Era un disco sanguigno, il suono solo era brutto, ma il disco diciamo che era molto valido. Il disco quello con quattro pezzi, il primo EP fu registrato nello studio Vallemania di Genga, uno studio che era una cosa mostruosa, avevano impianti per 1 miliardo di lire, cioè era una cosa incredibile, in mezzo alle montagne, cioè c'era questa assurdità, in mezzo alle montagne. Genga praticamente vicino alle grotte di Frassassi, non so chi conosce la zona. In mezzo alle montagne c'era questo studio mostruoso dove addirittura venne a registrare un disco Gloria Gaynor a un certo punto. E noi registriamo lì, cioè, autofinanziamo, quindi veramente firmammo chili di cambiali, era una cosa incredibile. Io non ci dormivo la notte, insomma, col pensiero di pagare questa cosa. Comunque riuscimmo a pagare questa cosa senza che nessuno di noi lavorasse, perché era assurdo, noi non potevamo lavorare, no? E cos'era che ci potevamo abbassare a fare i camerieri? Ma come? I Gunfire, che dovevano fare successo, potevano fare un lavoro qualsiasi, no, non, nessuno di noi faceva un cacchio, eravamo tutti quanti un pochino così finanziati dai genitori, che più di tanto non potevano darci, giustamente, anzi, ancora oggi dobbiamo ringraziarli, insomma. E comunque, questo EP girò. Ah, per chi uscì l'EP? L'EP uscì per la Discotto, che era un'etichetta, Discotto Picchio Records, che era un'etichetta per la quale suonava quella volta anche Pelù con i primi Litfiba, che infatti incontrammo a Firenze, cioè incontrai Pelù che stava guardando i dischi dentro, non lo so, stava dentro la sede a Firenze una volta che ci andammo. E questo disco, insomma, doveva uscire con una bellissima copertina, ma quando sentirono l'audio, che poi oltretutto l'avevano sbagliato loro stessi nella masterizzazione, se ne erano occupati loro, e ci avevano masterizzato questo disco che era venuto male come masterizzazione, allora loro pensarono bene di non spendere soldi su una copertina molto elaborata, una copertina bellissima che ci aveva fatto un artista, Walter Angelici di Ancona, e una copertina che era una cosa fenomenale. E quindi dovemmo passare a una copertina molto squallida, una copertina bruttina, che però insomma è rimasta famosa, quella famosa nera con gli schizzi di sangue, non so se vi ricordate. Comunque questo disco uscì in 2000 copie e attualmente, appunto, dico, è una delle cose più ricercate dai collezionisti. In quel periodo conoscemmo anche Armando Grati, un bravissima persona, bravissimo ragazzo, un DJ di Ancona che lavorava per Radio Conero, che si offrì di seguirci un pochino in questa nostra avventura, no? E lui ci aiutò a produrre il materiale per l'album completo, che cominciamo a registrare nell'85, 84, 85. Tutti questi eventi si svolsero in un paio d'anni in tutto, ma neanche. Comunque nell'85 finimmo di registrare questo disco. E questo disco sembrava che doveva essere preso dalla Carrere, e poi venimmo a sapere che in realtà la Carrere non neanche sapeva che esistevamo noi, no? Era una cosa inventata dal proprietario dello studio per farci registrare il disco e per farci pagare altri chili di cambiale. Quel disco stava venendo bellissimo, era una cosa fenomenale. Però insomma praticamente poco prima che finisse ci rendemmo conto che non potevamo andare da nessuna parte, non avevamo i soldi per pagare la conclusione del disco e dovemmo abbandonare, ed è in quel momento che il treno Gunfire andò a sbattere praticamente nell'85, prendemmo un muro in pieno e fermammo tutte le attività. Nell'86 praticamente smettemmo dalla sera alla mattina di suonare. Niente, non suonavamo più, non esistevano più i Gunfire. A chi ci chiedeva, ci scriveva per sapere qualcosa, neanche rispondevamo.
Nell'86 io andai a fare il militare, per me fu una liberazione, perché guardate che 2 anni su un treno come quello che viaggiava alla velocità della luce sono stati durissimi, durissimi. Per me andare a fare militare fu una liberazione. L'unico problema era tagliare i capelli, insomma, quando tagliai i capelli mi accorsi che sembravo un bambino in confronto, insomma, avevo 10 anni di meno, non so. Comunque, io andai a fare militare e Leone continuò a fare una certa attività con tanti altri gruppi. Lui aveva tante conoscenze, fece diversi gruppi. E Allegretto cominciò a lavorare, Fanelli, batterista, lo stesso, cominciò a lavorare e The Gunfire non se ne parlò più fino al 2000, praticamente. A me, diciamo, nel 94-95, dopo che mi ero sposato, mi venne voglia di fare un gruppo e richiamai Allegretto, facemmo un gruppo che si chiamava Cromwell, ma non facemmo mai nessun disco con questi Cromwell, facemmo solamente, ci sono solo alcuni pezzi su una compilation di un lavoro, insomma, fatto da una radio cittadina. Però mi piaceva tantissimo, insomma, poter tornare a fare qualche cosa. Nel frattempo eravamo diventati grandi, no? Non grandissimi come adesso, però grandi. E comunque, insomma, fino al 2000 non se ne parlò per niente dei Gunfire. Poi nel 2000 successe che Metal Hammer ci mise su un articolo, ci mise come Gunfire tra i migliori dischi del millennio per quanto riguardava il metal italiano. E allora a me mi venne assolutamente voglia di ritirare fuori il nome Gunfire, di fare qualcosa, no? E quindi chiamai, mi ricordo, Allegretto, gli chiesi se era disponibile e lui sì, era disponibile, però volevamo fare una cosa a quel punto a due chitarre, per cui chiamammo un altro ragazzo di Ancona, che suonava molto giovane, lui suonava con gli Spread Mind, con cui avevo anche registrato io stesso un pezzo per aiutarli, insomma, alla voce. E praticamente, ecco, questa è la foto della reunion dei Gunfire, reunion, non era una vera e propria reunion, però quasi, insomma. E c'era, appunto, c'ero io, c'era Allegretto, c'era Leone, e alla batteria c'era Romagnoli e c'era Luca Calò, questo ragazzo più giovane alla chitarra, che era veramente bravissimo. Lui, appassionato di Dream Theater, veramente era una bella formazione. E cominciamo a mettere giù del materiale, riprendendo i pezzi che dovevano essere sull'album mai uscito, quello dell'85. Cominciamo a mettere su del materiale, ma intanto, insomma, avevamo fatto questo gruppo, questa nuova formazione, che cominciava a fare rumore un pochino, no? Perché appunto si era sparsa la voce che i Gunfire stavano tornando, che avevano questa nuova formazione. Ci sono queste foto artistiche qui. Ok, chiudo qui. Ok. E niente, mi è partito un video addirittura. E questa, insomma, era la nuova formazione del 2000. Nel 2004, perché noi andiamo sempre con tempi biblici, no? Nel 2004 facemmo un nuovo demo, ok, e poi a seguito del demo producemmo il disco che si chiamava Thunder of War. Ecco, quello è un disco molto bello, veramente, che è piaciuto a tutti, un disco veramente molto valido, uscito per un'etichetta tedesca, per la Battle Cry, Thunder War, dove avevamo ripreso tutti i pezzi storici, ma li avevamo anche riarrangiati, quindi c'erano delle nuove versioni e con un sound molto migliorato. Era un disco veramente molto bello, quello del 2004. Ok, poi dal 2004, che cosa è successo dopo il 2004? Devo fare un attimo un piccolissimo salto indietro. Devo dire che per l'uscita del disco del 2004 era cambiata la persona alla batteria, e
ed era entrato Marco Bianchella, il batterista dei Gunfire attuale era entrato, quindi il disco del 2004 lo facemmo con lui, mentre Diego Romagnoli aveva suonato la batteria solo sul demo. Vabbè, questo magari può non essere importante, comunque le cose stanno così. Ovviamente c'è da dire che mentre i Gunfire degli esordi erano dei ragazzini che nella loro ingenuità volevano spaccare il mondo, i Gunfire invece della reunion del 2000 erano persone più grandi che capivano, insomma, che con la nostra musica più che il nostro territorio non potevamo raggiungere, no, per forza di cose. E comunque, insomma, quello fu un disco che piacque molto. Poi, dal 2004 in avanti ci fu tanto lavoro per arrivare alla produzione di un album superlativo, veramente superlativo, che è quello che si chiama Age of Supremacy, quello che vedete qui sotto sul video, sul mio video. Age of Supremacy è un disco assolutamente complesso, forse, sicuramente complesso, molto molto efficace, molto molto elaborato, intesse delle trame bellissime. E questo è un disco dove c'è stato tantissimo lavoro di Luca Calò e tanto lavoro anche di Marco Bianchella, tanto lavoro mio. Ci abbiamo impiegato, ma non sto scherzando, non sto scherzando, ci abbiamo impiegato 2 anni nella preparazione, nella scrittura, anzi no, scusate, ho sbagliato, ci abbiamo impiegato 5 anni nella scrittura del disco. Praticamente abbiamo lavorato 5 anni solo per fare questo disco. Lo so che qualcuno dirà, ma è assurdo questo, no? No, non è assurdo. Abbiamo impiegato 5 anni per scrivere e elaborare questi pezzi e poi un paio d'anni per registrarlo in modo che venisse al top. E infatti è venuto un lavoro eccezionale di oltre 70 minuti, Gunfire Age of Supremacy. E potete sentire, chi lo volesse, insomma, può sentire l'etichetta per la quale è uscito, che è sempre la Jolly Rogers. Però purtroppo sono successe alcune cose in questo periodo, perché Age of Supremacy è uscito nel 2014. È successo che nel 2011 Leone ha lasciato il gruppo, sostituito da Michele Mengoni. Ha lasciato il gruppo perché non andava più d'accordo con gli altri, non era più d'accordo neanche con la nuova produzione del gruppo, mentre per me è stata proprio una cosa esplosiva per quanto è stato importante, insomma, produrre questo disco. E poi purtroppo è successo che Fabio Allegretto, per un male che ha avuto, un male incurabile, insomma, ci ha lasciato qualche anno fa. Aveva iniziato a lavorare sul disco e poi a un certo punto ha dovuto lasciare per curarsi, però ecco, dopo il disco è uscito nel 2014, ma lui dopo qualche tempo, 2018 se non sbaglio, insomma, ci ha lasciato. E con tantissimo dispiacere. Nel frattempo nel gruppo era entrato anche Marcello Lamoglia come secondo chitarrista. E tutto qui. E con questo gruppo, con questo disco, arriviamo ai giorni nostri, dove al momento, insomma, stiamo preparando un nuovo disco che probabilmente sarà più diretto di questo, però sempre con grandi particolarità. Tanto secondo me, ragazzi, è assurdo che escono tanti dischi che sono la fotocopia uno dell'altro. Senti un disco, lo senti 10 secondi, sì, questo mi ricorda questo qua, e lo metti via. Insomma, bisogna fare qualcosa di diverso, no? Sempre nell'ambito della musica che ci piace, il rock metal. Grazie ancora a tutti. Allora, questo è tutto quello che potevo dire. La vita, come disse qualcuno, è come una scatola di cioccolatini, e così anche il gruppo che ti scegli. Non sai mai quello che ti capita. A noi è capitato questo. Ciao Cristian, ciao a tutti. Grazie, grazie.